Consigliere Marcozzi, avete presentato una proposta di legge che riguarda l'alienazione dei beni ATER, una proposta di legge alternativa a quelle già esistenti. Siamo stati costretti, generalmente presentiamo degli emendamenti per tentare di migliorare quelle che sono le proposte di legge di questo governo regionale. In questo caso le proposte erano inemendabili, sia quella di riorganizzazione delle ATER, sia quella di alienazione degli immobili, e per dimostrare che insomma una soluzione alternativa c'è, abbiamo presentato due proposte di legge alternative. La differenza sostanziale sta nel fatto che l'assessore Di Matteo vede nelle ATER una nuova forma di immobiliarismo. Noi crediamo invece che le ATER debbano mantenere la funzione sociale e quindi avere come interesse unico quello di garantire il diritto alla casa a tutti i cittadini abruzzesi. Un argomento a voi questo molto caro, siete determinati ad andare avanti? Assolutamente sì, noi abbiamo tanto siamo determinati che abbiamo presentato appunto delle proposte di legge alternative che in commissione però non sono state premiate, diciamo così. Domani con molta probabilità in consiglio regionale arriverà fuori sacco la proposta di legge sull'alienazione degli immobili, per cui noi abbiamo già pronti degli emendamenti, molti emendamenti, per tentare di porre un freno a questa distruzione totale, perché dopo le ASL e dopo la mancata lotta agli UFO, no? Adesso si tenta di distruggere anche l'edilizia residenziale pubblica. Noi crediamo che questo governo regionale in 10 mesi abbia distrutto quello che una qualunque altra giunta del PD poteva distruggere in 5 anni.